questi cassonetti che stavano prima per strada, che attualmente che sono stati tolti dalla strada perché le persone incivili buttavano immondizia all'interno dei cassonetti e quindi sono stati messi all'isola ecologica. E facevano una discarica in sì, effetti in intorno. Effetti una discarica a cielo aperto anche nei cassonetti facevano. Quindi sono stati presi dalla strada e messi all'isola ecologica per tutti i cittadini. Quindi quando vengono qui all'isola ecologica bisogna portare un documento di riconoscimento per far scaricare gli indumenti. Gli indumenti, e che se per quanto riguarda gli indumenti? Per quanto riguarda gli ingombranti e le sfalci, sì. Che cosa devono fare? Niente, bisogna sempre venire qui all'isola ecologica con un documento di riconoscimento e facciamo scaricare sia gli ingombranti che gli indumenti. Che l'erba, tutto quello che si può scaricare nella piattaforma. Ah, quindi le sfalci delle potature possono, si possono, non è che l'operatore ecologico va a prenderli e li porti per qua. Bisogna che il soggetto che è responsabile delle sfalci, che fa? No, in pratica ogni persona che ha gli sfalci della potatura deve portarli lui, perché prima andavano messi con l'umido, ora sono cambiati i codici e quindi di conseguenza sono due codici a parte e non vengono più ritirati a domicilio e dovrebbero venire loro qua all'isola ecologica a scaricare. All'isola ecologica. Gli orari della piattaforma? Noi siamo aperti dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13. Tutti i giorni. Tutti i giorni, compresi il mercoledì? Sì, compresi il mercoledì. Ah, quindi il mercoledì non è più chiusa no. L'isola ecologica. È aperta per gli cioè per lo sì, scarico. Sì, 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 per lo scarico. Per gli utenti, per tutti gli utenti. E quindi nient'altro. No, niente. Che dobbiamo dire? E per quanto riguarda gli ingombranti, che bisogna fare la segnalazione prima? Allora, per quanto riguarda le richieste di ingombranti oppure qualche persona anziana che c'ha l'erba, bisogna telefonare all'isola ecologica e fare una richiesta anche telefonica e appena possibile. E ci può dare il numero? Sì. Dica. No, 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 vabbè. Andiamo a prendere il numero, Va bene. Andate a prendere il numero, mio. Inizio a vedere gli scarrabili dove stanno. Eccoci qua. E questi sono gli scarrabili. Qui vengono messi i rifiuti e gli ingombranti e portati poi successivamente allo scarico negli altri allo scarico. Ecco, la signora è andata a prendere il numero a cui telefonare Allora, il numero che bisogna telefonare qual è? 081 823 43 99. Quindi questo è il numero dell'isola ecologica. Quindi che bisogna fare? Bisogna solo telefonare e fare anche una richiesta telefonicamente. Di che materiale si tratta? Sia di ingombranti che di sfalci. Di sfalci, è giusto? Sì. E quindi, e questi cassonetti qua, Blay, che ci sta? Qua allora, dentro? Qua abbiamo frigoriferi, plastica, carta, polistirolo, c'è per l'olio esausto, ci sono per le pile, batterie, tutto, neon. Ah, sia ben chiaro, dobbiamo dire una cosa, che gli utenti non devono portare i rifiuti normali. I rifiuti normali no, non possono portare rifiuti di biodegradabili di mense e cucine, non possono portare Io.
né mezze cucine né diciamo la, il secco, è il secco indifferenziato, non posso portarli spesso, lo ritirano gli operatori giornalmente, quindi devono essere messi o nei fuori alle abitazioni fuori alle abitazioni di tutte le persone, perché loro comunque passano ogni mattina. Ogni mattina. E nel momento in cui non vengono ritirati possono segnalare. Va bene, grazie, arrivederci.